It is an honor to be here. With all of you. È un onore essere qui insieme a voi, uniti in un appello alla pace, all'uguaglianza di genere, alla solidarietà e ad una leadership etica. A tal proposito voglio estendere il mio sincero ringraziamento a tutta l'Italia per il coraggioso sostegno ai curdi, ai cristiani, agli yazidi, a tutte le minoranze perseguitate. L'Italia ha aiutato moltissime vite in una delle situazioni più complicate che si possano immaginare. La mia speranza è che l'Italia continui ad essere uno dei nostri indispensabili partner nella battaglia per la giustizia e per la pace. C'è un significato importante e simbolico legato a questo premio. È un vitale esempio sociale e morale per gli altri paesi. Viviamo in un unico mondo interconnesso. È tempo di unirci in un'unica voce mentre i nostri fratelli vengono intimiditi, arrestati, assaliti, rapiti, resi schiavi e uccisi. Voi avete lanciato un progetto pionieristico che incoraggia donne, uomini e studenti ad eccellere in questo campo. Di fronte a queste testimonianze, queste, devo dire, vicissitudini superate, vissute, domani mattina non possiamo lamentarci, dobbiamo rimboccarci le maniche, sapere andare avanti, perché queste donne questa sera ci hanno dato veramente una lezione di vita che non ha uguali.